Il calcio professionistico torna al Fattori dopo tanti anni. L'Aquila e Carrarese di fronte davanti a circa 1500 spettatori. 1-0 per gli ospiti il finale. Bitetto recupera la difesa titolare. Garaffoni e Di Francia tornano dopo la squalifica. Nel tridente offensivo c'è il debutto dei neoarrivati Potenza e Falconieri. Nel 4-4-2 dell'ex tecnico del Lanciano Monaco c'è tanta qualità da Corrent ad Anzalone, con il reparto offensivo comandato dall'ex Atalanta Zampagna. Modulo confermato per il rossoblù. Nel 4-3-3 Falconieri va a destra, Potenza a sinistra con Galli riferimento offensivo centrale. Prete si sgancia spesso e proprio a sinistra l'Aquila crea le migliori situazioni. Nel primo quarto d'ora non succederà praticamente nulla. Il primo brivido arriva al 15esimo. La girata con il sinistro di Zampagna non è irresistibile, Modesti è incerto, ma poi salva sulla linea. Direzione arbitrale affidata a Petroni di Roma, che adotta un metodo particolarmente permissivo. Fischierà pochissimo. Giornata piuttosto calda, terreno di gioco in ottime condizioni. La Carrarese dà la sensazione di poter controllare le operazioni. L'Aquila è ordinata, ma non riesce ad essere incisiva delle parti di Gazzoli. La Carrarese passa al 26esimo. D'Azione d'angolo. Corrent calcia bene. Colpo di testa di Benassi e Modesti è battuto. La reazione dell'Aquila affidata a Potenza. 33esimo. L'esterno rossoblù conclude male un invito di Falconieri, mentre al 38esimo interpreta male l'uno contro uno in aria. Tiene solo il calcio d'angolo. I rossoblù provano ad alzare il baricentro, ma c'è ancora troppa distanza tra i reparti. Più compatta la Carrarese, che si limita a controllare e a sfruttare le ripartenze di Orlandi, molto alto nel 4-4-2 ospite. Nel primo tempo non succederà più nulla. Bitetto, dopo 9 minuti della ripresa, sostituisce Falconieri con Leccese. Potenza va a destra, il neo entrato occupa la corsia di sinistra. La Carrarese tira il fiato, abbassa il baricentro, l'Aquila cresce al 21esimo, Potenza segna, ma tra lui il gol c'è una bandierina di troppo, il fuorigioco ferma la Bitetto Band e un minuto più tardi Corrent sciupa da ottima posizione il colpo del KO. 27esimo il neo entrato Giovinco in contropiede, impegna severamente Modesti, l'Aquila si salva in calcio d'angolo. 29esimo giocata da applausi di Onesti che libera Leccese per il tiro, conclusione imprecisa. L'occasionissima per il pari arriva al 43esimo, Galli fa un piccolo capolavoro e regala una palla d'oro a Piccioni che di piatto spreca l'impossibile. Ci prova anche Cavasini, ma il destro è senza pretese. L'Aquila non riesce ad acciuffare il pari. Nel secondo tempo rossoblù più incisivi, con la Carrarese che si è limitata a controllare capitalizzando la superiorità mostrata nel primo tempo.